maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza di Napoli. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha scoperto all'interno di un container in sosta presso il porto di Salerno 2.800 kg di hashish e 1 milione di pasticche di anfetamine. Le sostanze stupefacenti erano nascoste tra 4.500 capi di abbigliamento di varie marche, risultati contraffatti e anch'essi sottoposti a sequestro. L'ispezione del container è avvenuta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con l'impiego di un apparato scanner. Il carico pieno di droga è stato individuato dalla GICO di Napoli che, con l'analisi della documentazione acquisita presso le società di navigazioni, è emerso che il container era giunto dalla Siria presso il porto di Salerno. La stessa Agenzia delle Dogane, infatti, aveva già interdetto l'uscita dal porto del container in attesa di un'ispezione doganale, in quanto dall'analisi di rischio era emersa un'anomalia della rotta di commercio. Per quanto riguarda le droghe sintetiche, si tratta di un sequestro di assoluta rilevanza, sia per il quantitativo, sia per il particolare allarme sociale legato all'utilizzo di tali sostanze, soprattutto da parte dei giovani.